incontrato Alice che, diciamo, è rimasta seria e mi ha detto che non assomigliavo per niente al padre. Ho fatto un sorriso, ho cercato di spiegare che forse non è così importante, che l'obiettivo era quello di raccontare l'uomo, quello che ha fatto, quello che pensava, quello che era, ma credo che l'abbia capito assolutamente, insomma, e da quello che so il risultato anche a lei è piaciuto, così come al resto della famiglia, quindi vabbè, credo che non sia facile per una persona incontrare un attore che deve personificare una persona che hai conosciuto molto bene. Forse una, non lo so, dipende dai personaggi. Nel caso di Libero Grassi parliamo di una persona illuminata, una mente molto brillante, interessante, e non perché, ma non è stata enfatizzata col racconto, era esattamente così, forse anzi il racconto ha il suo valore proprio perché non c'è compiacimento, proprio perché non c'è una, cioè è molto autentico, è sincero, ecco, è un lavoro sincero, quindi le cose sono venute da sé. E era la prima volta che incontravo un personaggio realmente esistito, poi della levatura di Borsellino, l'aveva appena fatto Giannini, io mi sentivo giovane e insomma non ci ho avuto paura, tanto che avevo deciso di non farlo, ho detto proprio Valsecchi. Poi lui ha detto pensaci, io tanto avevo già cominciato a leggere delle cose, a vedere le cose di Borsellino. E poi invece ho capito attraverso anche le sue parole, quando dice che la paura esiste perché è un fatto umano, ma deve essere accompagnata dal coraggio, che quelle parole mi hanno toccato, parole che avevo già sentito decine di volte. Poi c'è, come sempre succede, una volta invece le stesse parole fanno breccia, come quando parli con i figli, dici delle cose per tanti anni, poi invece alla fine lo capiscono. Ecco, è successo un po' così, mentre con Libero Grassi è stata meno, diciamo, meno paura, è subentrato il coraggio, ma con una consapevolezza maggiore, con un'altra età, che sono un uomo più grande, quindi è stato, diciamo, abbastanza diverso.